State ascoltando Radio for Migrants. Sono Elena Victoria Esiwanya Niao, ho 19 anni, a breve ne faccio 20, e sono italo-nigeriana. Ciao, mi chiamo Fawzia Mummi e vivo a Borgo Manero, in provincia di Novara. Il giornalismo mi ha sempre interessato e anche la radio. Io sono Giulio Menica Niao, sono nata a Genova e sono uno studente universitario. Sono pronto a dare una mano a tutte le persone che ne hanno bisogno. Sono Adesola Iotade, sono nato a Genova da genitori nigeriani. Ho aderito al progetto di Radio News for Migrants perché la trovo una possibilità per dare voce a queste persone migranti. Io mi muovo, sappiamo che nasce alla Casa della Cooperazione all'interno del progetto di Radio for Migrants di Novara. Nella sede di Palermo abbiamo deciso di chiamarla Mi Muovo. Radio Mi Muovo. Radio for Migrants è un'opportunità che ho potuto cogliere perché è un progetto dell'Unione Europea volta a sensibilizzare sul tema della migrazione ed è molto importante perché si tratta di un tema attuale che dovrebbe essere parlato di più e nel mio piccolo sto cercando di ampliare questa conoscenza. Radio for Migrants, una nuova radio che trasmette 24 ore musica nigeriana e news. Radio for Migrants è un progetto europeo. In Italia ci sono 3 redazioni, una a Novara, una a Palermo e una a Genova. Frequento un istituto tecnico a Borgo Manero di relazioni internazionali per il marketing. Provengo da una famiglia composta da 5 persone, ovvero mia madre e i miei 4 fratelli, più io, e ho origini ghanesi e in Ghana ci ho trascorso la mia infanzia, poi sono ritornata in Italia e ho fatto le elementari, quindi... Ma sei nata in Italia o in Ghana? Sì, sono nata in Italia, poi sono andata in Ghana e sono ritornata in Italia. Il finanziamento serve a garantire alle famiglie bisognose sia la possibilità di acquistare i beni per vivere dignitosamente, ma anche l'opportunità di non gravare la loro situazione rispetto a quello. Ora studio all'università, faccio scienze della comunicazione, però 2 anni fa sono uscita da un artistico. Questa esperienza è stata positiva nel complesso e mi ritengo soddisfatta e spero di aver fatto il mio lavoro da speaker e da giornalista nella maniera più professionale, divertente, coinvolgente possibile. Ciao, sono Fawzia Mummi. Ed io Elena Niao. Siamo 2 ragazze di seconda generazione e scriviamo notizie per Radio for Migrants, che è in collaborazione con Radio Azzurra. L'ambulatorio di pronta accoglienza di Novara, nato nel 1996 e gestito da suori provenienti da diverse parti del mondo, offre a tutti coloro che hanno un mese basso la possibilità di avere un scenario. Ho trovato questa esperienza trasversale, perché le nozioni che mi sono state infuse sono state utili, cioè che possono essere utilizzate anche in contesti non radiofonici. Ho fatto un training di speakeraggio, cioè c'è proprio sulla fonazione, sull'espressione verbale, sul rapporto col microfono, quindi anche fisico, anche strutturale, esatto. Quindi sempre sorridere, respirare in un certo modo, gesticolare magari anche se non si trattasse di un video. All'inizio io lo ricordavo sempre, ti ricordi, sorridi, sì. Muovi, stai fermo. Poi nelle ultime sessioni, diciamo, automaticamente loro l'hanno, hai notato, io sì, oggi sì. Non ti ho più detto niente perché era imperfetto, l'hanno acquisito e questa secondo me è una sorta di conoscenza, non dico infusa, ma quasi ci siamo.
Per cui sì, è stata una bella esperienza. Radio Mimovu si parla, si parla di tanti argomenti, tanti temi e soprattutto di tanti diritti. La cosa bella di Radio Mimovu è che viviamo tutti a Palermo, però proveniamo da paesi diversi di tutto il mondo. Oggi mi trovo in compagnia dei miei speaker preferiti, Romeo, Ignazio e Junior. Radio Mimovu è bellissimo perché dà informazione a stranieri che vivono a Palermo, danno informazione di come fare il permesso di soggiorno, di dove andare per ospitale, per tutto cosa che rappresenta Palermo. Radio Mimovu mi ha fatto scoprire questo bisogno che poi c'è a Palermo, secondo me, di comunicare i diritti per chi arriva. E mi ci metto dentro, no? Quando sono arrivata magari avessi conosciuto la Casa della Cooperazione, ci fosse stata una radio che dava informazione su come accedere ai diritti che ci aspettano tutti. Un'altra cosa che ha reso il progetto speciale è stato il fatto che la mia collega da Genova e io da Borgomanero ci siamo collegate a Radio for Migrants e abbiamo letto i nostri notiziari live, mentre Alberto da Novara mixava tutto, e quindi questa cosa è stata molto speciale in quanto noi tre, trovandoci tutte e tre in località diverse, siamo riusciti a continuare il progetto senza interruzioni. Grazie per ascoltare Radio Mimovu, grazie per il vostro tempo. So stay blessed and stay blessed. Peace and love. Alright, so we finish. You're listening to Radio for Migrants. Very interesting Afrobeat music program. Day for you later. For Medo, Yoruba and Fuji music. Imagine say you dey listen to your own home local music. It dey very good for your mind.